Allora riprendiamo il nostro argomento, l'avevamo interrotto, adesso vediamo di andare avanti, completare, dire qualcosa. Nel campo dell'amore noi balbettiamo, non possiamo pensare di dire chissà che cosa. Basta dire che l'amore di Dio verso l'umanità non possiamo capirlo, perché è fuori dalla nostra comprensione. È un po' come l'amore infantile di cui parlavamo rispetto all'amore adulto. L'amore infantile, captativo, è un amore, quello dei bambini, incentrato su di sé e così via. Il bambino non immagina nemmanco cosa sia l'amore dell'adulto. Proprio non ha la fantasia, non può immaginare cosa sia l'amore dell'adulto. Tant'è che poi quando arriva all'adolescenza e si innamora, scopre un mondo che proprio non pensava, non immaginava. E così l'amore di Dio è fuori dalla nostra fantasia, non possiamo immaginarlo. Possiamo stabilire questo rapporto e dire, ecco, come il bambino non immagina l'amore che invece noi poi abbiamo sperimentato dall'età adulta, così noi non possiamo immaginare quello che è l'amore di Dio. Lo sperimenteremo, speriamo il giorno in cui saremo con Lui. Avevamo visto delle caratteristiche dell'amore, dell'amore agape, l'avevamo chiamato, la caratteristica della gioia dell'altro, della sofferenza dell'altro, con tutte le conseguenze che ne vengono. Avevamo visto l'amore come il bene dell'altro, volere il bene dell'altro, e avevamo cominciato a vedere l'amore come l'altro diventa parte di me. Nel momento in cui io comincio ad amare una persona, la mia psiche cresce. L'esempio che avevamo fatto, che è un esempio che dà una sensazione corretta, è quello di una casa a cui io aggiungo una stanza. Aggiungo una stanza con il nome di quella persona su quella stanza. Se l'altro ama me, l'altro aggiunge una stanza a casa sua, l'altro cresce. Essere amati è molto bello, ma non è la mia crescita. La mia crescita è amare. Essere amato è un ricevere, amare invece è un agire mio che fa crescere me. Questo l'abbiamo visto nei confronti delle altre persone e adesso volevamo vederlo anche nei confronti di Cristo. Siamo nella Settimana Santa, è un momento particolare dell'anno liturgico. Nei confronti di Cristo, come questo meccanismo dà origine a due filoni di spiritualità diversi, sono tutte e due validi, non è che uno sia giusto e l'altro sbagliato, uno migliore e l'altro peggiore, ognuno ha la sua spiritualità, ognuno deve percorrere il cammino suo proprio di spiritualità, non ha senso invidiare una spiritualità di un altro, non ha senso. Se ti piace quella spiritualità, seguila, segui quella che senti come tua, quella che ti aiuta a crescere, quella che senti che vivi più facilmente e ti dà più frutto. Vediamo allora come sono queste due spiritualità. Nel momento in cui io amo Cristo, dentro la mia psiche si apre una nuova stanza con il nome di Cristo sopra. Diamo per scontato che Cristo ama me, ha testimoniato l'amore per tutti gli uomini. Voi sapete come c'è quel termine che ritorna ogni tanto nel Vangelo per molti, molti, ma molti nel greco, che è la lingua in cui è stato scritto il Vangelo, i quattro Vangeli, hanno anche questo significato a volte di molti vuol dire tutti. Prendete all'opposto i francesi quando dicono tout le monde, sono 50 persone, dicono tout le monde. Ecco, così a volte c'è questa sproporzione tra come suonano i termini e qual è il significato che invece viene attribuito. L'altra spiritualità invece, se io vado ad abitare nella stanza del cuore di Cristo che porta il mio nome. Io posso andare ad abitare in quella stanza perché porta il mio nome. Quindi ho, tra virgolette, il diritto di andare ad abitare in quella stanza. E andando ad abitare in quella stanza, che spiritualità viene fuori? Che
che io vedo Cristo negli altri, vedo Cristo in tutti. Gli altri sono Cristo per me. Quindi devo rapportarmi agli altri, devo trattare gli altri come tratterei Cristo, come tratto Cristo. Ci sono dei passi del Vangelo molto significativi su questo punto. Pensate al giudizio universale. Quando si presenta il giudice, che è Gesù, che è lui, e che dice ai beati, ai benedetti, avevo fame e mi avete dato da mangiare. Avevo sete e mi avete dato da bere. E questi chiedono, ma Signore, quando mai ti abbiamo visto? Quando mai ti abbiamo dato da mangiare e da bere? Quando l'avete dato a uno dei più piccoli dei miei fratelli? L'avete fatto a me. Poi dirà agli altri che scaccia via da me perché avevo fame, non mi avete dato da mangiare. Avevo sete, non mi avete dato. E quelli diranno, ma Signore, quando mai ti abbiamo visto che avevi fame, avevi sete, ti abbiamo detto arrangiati, non ti abbiamo aiutato. Quando non avete aiutato, non l'avete fatto a uno dei più piccoli dei miei fratelli. Dunque, questa identificazione dell'altro con Cristo. Quello che io faccio all'altro, lo faccio a Cristo. Allora, questa spiritualità, non so, pensate a quella del movimento Zen, del movimento dei focolari, eccetera, proprio impostata su questo, a questa attenzione verso l'altro, ma tutte e due sono cristiani perché tutte e due si centrano su Cristo. Amare Cristo risponde alle norme dell'amore verso gli altri uomini? Nella parte profonda sì, se per amore intendiamo il desiderio sessuale è ovvio di no, se per amore intendiamo la voglia di avere, piace, sono un collezionista di fiori, ecco, amo i fiori, ne voglio tanti collezionati, eccetera, evidentemente no. Ma quando l'amore diventa quello che dicevamo di gioia della gioia, eccetera, è lo stesso meccanismo, la stessa dinamica. E si può gioire della gioia di Cristo. Cosa vuol dire? Pensate alla Pasqua, domenica prossima. Gioire della gioia di Cristo il giorno di Pasqua vuol dire veramente un'esplosione di gioia. Vuol dire veramente sentire la gioia di questa vittoria sulla morte che è per lui e che è per tutti quelli che lui ama. Gioire della gioia di Cristo vuol dire sentire i vari misteri della liturgia dentro di sé come gioia. La gioia del Natale, la gioia della trasfigurazione, la gioia dell'ascensione, la gioia di ogni festa liturgica in cui si vede la gioia, la forza, la bellezza, la grandezza di Cristo, vuol dire gioire con Lui di questa gioia. Ma gioire della gioia della persona che si ama, quindi di Cristo, non è solo riguardo alle feste liturgiche. E anche riguardo a tutta quella realtà del mondo che è bella, che è buona. Nel mondo c'è tanto bene, c'è tanto bello, c'è tanta bontà, ma veramente. Pensate alla gioia di due ragazzi innamorati. Che esperienza profonda fanno, pura, santa, quando si trovano sconvolti nella loro vita dall'amore che hanno scoperto. Ma certo che lì c'è la gioia di Cristo, come ci sarà bene la gioia di Cristo in due sposi che vanno avanti negli anni e che si amano in una maniera sempre più profonda. C'è la gioia di Cristo. La gioia di Cristo non solo all'interno dell'amore di coppia, l'amore verso i figli, dei genitori verso i figli, l'amore verso persone sconosciute. La storia è piena di testimonianze di sconosciuti che hanno aiutato sconosciuti. Un amore gratuito, dato semplicemente perché l'altro ha bisogno. E se ha bisogno io lo aiuto. Perché c'è una realtà dentro l'uomo, siamo fatti per questo. Non ce ne manco bisogno di conoscere il Vangelo per sentire questo, in tutte le culture, in tutte le popolazioni, c'è questa esperienza dell'amore gratuito dato all'altro.
Pensate tutto l'impegno educativo nell'educazione di chi veramente, anche per mestiere, ma anche pagato, perché a un certo punto bisogna pure che uno viva, fa l'educatore, fa l'insegnante, ma non lo fa per lo stipendio, perché chi lo fa solo per lo stipendio trova la cosa di un faticoso che lo distrugge. Povero lui, lavorare sulle persone solo per lo stipendio è una cosa faticosissima. Se invece uno lo fa perché c'è uno spirito di servizio, c'è una percezione dentro di sé di essere fatto per far crescere l'altro, per aiutarlo, questa persona vive una realtà profonda umana, è una gioia per Cristo, tutta la realtà dell'educazione. Pensate tutta la realtà delle cure mediche. Possiamo parlare di tante fatiche, possiamo parlare di mala sanità, vabbè, d'accordo, ma pensate quante persone si impegnano per curare, per far star bene. E anche lì, chi lo fa solo per i soldi fa fatica, non è soddisfatto, è nervoso, e chi invece lo fa perché ha colto dentro di sé la bellezza, la gioia di questo curare l'altro a tutti i livelli, dagli ossa fino ai chirurghi, in tutti i livelli, chi ha colto dentro di sé, queste sono gioie di Cristo nel mondo. Allora, pensate quanta gioia c'è per Cristo nel mondo. Nella Bibbia c'è un passaggio che dice: la mia gioia è stare con i figli dell'uomo. E abbiamo detto che la gioia della gioia dell'altro ha anche un rovescio della medaglia, che è la sofferenza della sofferenza dell'altro. Non è possibile amare una persona e non soffrire della sua sofferenza. Se una persona soffre, a te non importa niente, non la ha, zero. In una teoria di amore perfetto, a 100 di amore quello là corrisponde un 100 di sofferenza di quello là corrisponde un 100 di sofferenza mia. L'amore perfetto noi non l'abbiamo, per cui io soffrirò 90, 80, 70, 50, 30, secondo la quantità di amore che c'è nei suoi confronti. E Cristo soffre per le nostre sofferenze? Siamo nella Settimana Santa. Domani sera ci viene presentato un momento particolare della passione di Cristo, che è il Cristo nell'Orto degli Ulivi. Cristo che soffre, dice espressamente la Bibbia, per i nostri peccati. Ma cosa vuol dire? Vuol dire che Cristo ha sentito risuonare nel suo cuore la sofferenza di tutti gli uomini. Poiché lui ama ogni uomo e ha visto ogni uomo soffrire, chi più, chi meno, tutti soffriamo, ha visto ogni uomo soffrire e poiché lo ama, ha sentito risuonare in sé la sofferenza di tutti gli uomini. Ebbene, Gesù ha sofferto molto nel corpo, ma questa sofferenza nel corpo è solo il segno di quanto lui ha sofferto molto di più nella sua psiche. Noi diciamo il cuore perché è il termine che usiamo abitualmente, dentro di sé, nella sua anima, usate il termine che volete, è quella sofferenza che conosciamo tutti, dentro. Quando nell'Orto degli Ulivi si parla di Gesù che sudava sangue, ci sono dei medici che dicono è possibile questo fenomeno in stati di profonda ambascia. Ci sono altri che dicono forse è un modo di dire, per dire quanto era grande il suo dolore dentro. Certo che si vede Gesù che chiede agli apostoli di tenergli compagnia, di aiutarlo a pregare con loro.
gli apostoli avevano mangiato bene, avevano bevuto bene, avevano solo voglia di dormire. E Gesù che li richiama una, due volte, e poi dopo dice dormite, ormai è arrivato il tempo. Questa sofferenza di Gesù perché vede ogni persona soffrire. Ed è ancora più forte perché vede ogni sua persona soffrire per colpa sua. Perché ognuno di noi ha fatto crescere la sua sofferenza. Ognuno di noi è in parte colpevole, causa della sua sofferenza. Anche gli altri possono fargli soffrire, d'accordo? Ma non c'è solo la sofferenza che gli altri mi portano. C'è anche la sofferenza che io porto a me stesso. Quando si vedono certi sensi di colpa lavorando come psicologo, quando si vedono certe svalutazioni di sé, quando si vedono certe rabbie contro se stesso, quando si vedono, mamma mia, si misura come uno è causa della propria sofferenza. E Gesù ha visto questo. E questo rende la sofferenza ancora più amara. E allora amare Cristo vuol dire lasciar sentire dentro di sé risuonare la sua sofferenza. Vi spiegate perché tanti santi hanno meditato così tanto davanti al crocifisso? Perché alcuni santi, non so, mi viene in mente Santa Gemma Galgani, ho avuto occasione assieme alle suore di Santa Gemma Galgani di studiare un po' la vita di questa, ogni venerdì riportava nel suo corpo i segni della passione. Ma perché soffrire così tanto? Perché? Perché lo amava, amava Cristo e non poteva non sentire dentro di sé risuonare il suo dolore fino a quel punto. Perché certi santi avevano le stimmate? San Francesco d'Assisi, Padre Pio. Perché? Perché lasciavano risuonare così profondamente in sé la sofferenza sua. La teologia dice che Cristo è in agonia fino alla fine dei tempi, che il mistero pasquale si prolunga fino alla fine dei tempi, che la celebrazione eucaristica è riproposizione, ripetizione del mistero pasquale, passione, morte, resurrezione di Cristo, di questa realtà. E allora ecco che amare Cristo vuol dire anche questa esperienza di sofferenza assieme a Lui. Ma abbiamo detto anche che amare vuol dire cercare il bene dell'altro, volere il bene dell'altro. Ricordate, dicevamo che l'educazione si fonda tutto su questa caratteristica dell'amore, il bene dell'altro. È possibile volere il bene di Cristo? Sì, sì, certo. E io posso vivere ed esprimere il mio amore nel volere il suo bene, ma qual è il suo bene? Cristo vuole incontrare tutti gli uomini, vuole avere un rapporto personale con tutti gli uomini. Vuol dare il suo apporto, il suo supporto, il suo aiuto, la sua salvezza, la sua forza a tutti gli uomini. Questo è il suo bene, la sua gioia, quello che cerca. E allora se io voglio il suo bene, cosa faccio? Lo porto agli uomini, lo faccio incontrare agli uomini, faccio incontrare gli uomini con lui. Il bene di Cristo è il bene degli uomini, dei fratelli, e tutte e due si incontrano, ed è bene per tutte e due, ed è gioia per tutte e due, ed è pienezza e vita per tutte e due, ed è salvezza, non per tutte e due, perché Cristo è già salvo nella realtà sua, ma nella nostra realtà noi abbiamo ancora da fare questo cammino. Allora, volere il suo bene vuol dire proprio dargli questa gioia, darsi da fare per dargli questa gioia. Andiamo avanti, facciamo un passaggio, vediamo la crescita nell'amore. C'è un'idea che va in giro per il mondo, che se l'amore arriva,
arriva, se non arriva, non arriva, come la pioggia. È arrivata la pioggia, come oggi te la prendi? Se una settimana fa volevi la pioggia, non c'era niente da fare. Se piove, piove, se non piove, non piove. Se mi innamoro, se non mi innamoro, non mi innamoro. Se l'amore arriva da chissà dove, allora io amo. Se non arriva, non amo. Avete presente come avevano risolto il problema gli antichi con le frecce di Cupido? Allora lui decideva, ecco quello lì, tac, la ferita d'amore nel cuore, e quello si innamorava. Che non riuscivano a capire questo fenomeno di uno che si innamorava e l'altro no. E allora dicevano, ci deve essere un Dio che con l'arco e la freccia colpisce le persone e le fa innamorare. In realtà l'affettività è nelle nostre mani, come tutte le realtà profonde dell'uomo. Dio ci ha messo il seme nelle nostre mani, nel nostro cuore, dentro di noi, e tocca a noi farlo crescere. C'era una storiella bellissima che mi piaceva, che diceva che uno in giro a un certo punto vede un negozio con un'insegna dove si vendeva speranza, amore, gioia, pace, fraternità, si vendevano tutti questi beni. Poi dice, c'è qualcuno alla porta, faccio incetta, adesso vado e compro di tutto e mi metto a posto per la vita. Allora va dentro e al commesso ordina tanta pace, una tonnellata di pace, una ce la portava, facciamo un chilo di pace, tre etti di speranza, un chilo e mezzo di amore, e avanti, ordina un mucchio di robe, altro che prende nota di tutto, poi parte, va nel retro, alla fine torna con un pacchettino grosso così. Dice, ma come, tutto quello che io ho ordinato, chili e chili di roba? E si dice, qui si vendono tutti quei beni, ma sotto forma di semi, devi farli crescere tu. Qui ti diamo il seme della gioia, il seme della speranza, il seme della pace, devi farlo crescere tu. Ed è vera questa realtà, che questi principi dentro di noi ci sono, ma dobbiamo farli crescere. Far crescere l'amore si può imparare ad amare volutamente delle persone, si può anche non amare volutamente, prendere tutte le proprie precauzioni per non amare, si può, basta girare il sistema dall'altra e funziona anche dall'altra parte, si può arrivare ad odiare, si può arrivare come uno vuole. Naturalmente non si può staccare dalla gioia la sofferenza. Non posso fare il furbo e dire io mi lascio risuonare la gioia di tutti gli abitanti del condominio, ma non la sofferenza, non mi piace, non ne ho voglia. Non funziona. Se vuoi arrivare a voler loro bene, devi lasciare risuonare in te anche la sofferenza. E allora se capita qualcosa di faticoso, di sofferente al vicino, se vuoi arrivare a volergli bene, è necessario che tu ti lasci sentire volutamente, apposta, risuonare dentro di te la sua sofferenza. Notate un particolare, la sofferenza della persona, non la sofferenza delle cause. Supponiamo, e naturalmente nel campo delle sofferenze sono tutte cose spiacevoli, supponiamo che abbia perso il lavoro, non la sofferenza della perdita del lavoro, ma la sofferenza della persona. Supponiamo che soffrano perché gli è morto un fratello, non la sofferenza della morte del fratello, ma la sofferenza della persona. Il vicino di casa si chiama Gigetto. La sofferenza di Gigetto, non della morte del fratello. Questo è il meccanismo psicologico dell'empatia, perché noi abbiamo capacità limitate, la nostra psiche è poverina, però può fare tante cose,
Allora può arrivare a sentire la sofferenza di tante persone, ma della persona, non delle cause. Perché io contemporaneamente mi trovo a sentire la sofferenza del vicino di casa, di Gigetto, che gli è morto un fratello, e la gioia di quel collega d'ufficio a cui è nato un figlio. E che faccio? Che faccio? No? Tu senti quella della persona che hai davanti, risuoni sulla persona che hai davanti. E quando la persona non c'è più, la sofferenza non c'è più, la gioia non c'è più, sei di nuovo te stesso. Poi arriva un'altra persona con il suo carico di gioia oppure di sofferenza, allora risuoni con questa nuova persona, sulla sua gioia, sulla sua sofferenza. Questa si allontana, ne arriva un'altra, risuoni con la nuova persona. C'è un passo di San Paolo dove dice esattamente questo. San Paolo dice: gioite con chi è nella gioia e soffrite con chi è nel dolore. Ma come faccio? La psicologia, senza andare a guardare San Paolo, perché la psicologia non va a guardare San Paolo, va a guardare l'uomo, ma San Paolo parlava dell'uomo, dice, ecco, della persona, non delle cause. E se poi la persona si allontana, la sofferenza si allontana. Se poi io penso a quella persona, mi ritorna la sofferenza, ma perché quella persona è di nuovo davanti a me, anche se solo mentalmente, ma è di nuovo davanti a me. Oppure la gioia, perché quella persona è di nuovo davanti a me, anche se solo mentalmente. Quindi lasciarsi sentire apposta la gioia, la sofferenza delle persone vuol dire incominciare un cammino di amore nei confronti di queste persone. Oppure io giro al contrario, quando ho una gioia mi dispiace, io soffro, quando ho una sofferenza ci godo. Ah, che bello! Allora è garantito che io non amerò nessuno. Guardate che esiste la patologia psicologica che si chiama anaffettività, incapacità di amare le persone, che non è detto che venga dalla gestione che vi descrivevo di gioire quando l'altro soffre e di soffrire quando l'altro gioisce. E può essere per tanti motivi, anche per una frustrazione terribile ricevuta magari nell'infanzia, nella prima adolescenza e così via. Qui viene fuori la persona anaffettiva, non è capace di provare amore, ma è una vita grigia, piatta, è una vita faticosa da vivere, è una vita senza le grandi emozioni, senza quelle realtà che ti riempiono il cuore, senza quella forza che ti viene dall'amore, senza tutto questo. Quindi non è che convenga molto. Si può amare apposta, si può amare Cristo apposta, si possono amare le altre persone apposta. Un progetto voluto e cosciente di amore delle persone si può fare attraverso questa ricerca. E qual è il punto di arrivo della maturazione psicologica, dell'affettività? È la paternità o la maternità. Poi ci sono delle differenze, quindi li distingo, se non ne dico una sola per tutte e due e va sempre bene, e a me viene più spontaneo dire paternità. La realtà dell'amore è la costruzione della mia persona. Un'altra metafora è quella del io costruisco la mia casa, nella quale andrò a abitare per l'eternità. Ma come la costruisco? Quando è che tiro su un muro? Quando è che metto degli infissi? Quando è che faccio un pavimento? Esattamente quanto amo. L'amore è la realtà fondamentale di realizzazione. San Paolo dice una cosa stupenda, meravigliosa, l'inno alla carità, quando dice fede, speranza e amore sono cose fondamentali, ma la più grande di tutte è l'amore. Perché la fede e la speranza finiranno, l'amore continua.
io costruisco questa casa e metto i pezzi proprio con l'amore. La fede mi aiuta, la speranza mi anticipa la gioia che proverò quando vedrò questa realtà realizzata. La virtù cristiana della speranza è sentire oggi la gioia che proverò quando sarò nel regno di Dio. Non è speriamo che domani non piova perché devo andare in quel posto, eccetera, ma avere la gioia oggi della realtà del regno di Dio. Però quando sarà realizzato il regno di Dio, cosa resterà? La mia casa, io nella mia casa. E quali sono i mattoni di questa casa? L'amore che io ho vissuto. Ogni gesto d'amore, ogni atto d'amore è un pezzo di casa che io costruisco. Se ne faccio tanti, costruisco tanti pezzi, realizzo una grande casa. Se ne faccio pochi, metto pochi pezzi e realizzo una piccola casa. Poi alla fine sono io quello che ci abita dentro. E l'amore ha questa caratteristica che è possibile a tutti. Non richiede particolari studi o particolare intelligenza o altro, o particolare forza. È diverso dai soldi. I soldi sono quelli, aumentano ma molto lentamente, e se io ne prendo di più gli altri ne prendono di meno, è un meccanismo che conoscete benissimo. Sono quelli. Lo stesso il terreno è questo, il terreno della terra. Se uno piglia un pezzo più grande di terreno, gli altri devono prendere più piccolo. Invece l'amore può essere moltiplicato. Ognuno lo può moltiplicare. Nessuno si trova a dire non ce n'era più per me. Io sono arrivato, speravo, volevo, cercavo, ma non ce n'era più per me. No, nessuno si trova in questa situazione. E allora c'è questa possibilità per tutti di crescita, di crescere, arrivare alla paternità, alla maternità profonda, che può essere esercitata verso sconosciuti, verso persone vicine, può essere esercitato in una maniera stupenda, verso persone che vivono in un altro continente. È una realtà della persona che si può tradurre in atti esternamente minimi, esternamente poveri, ma che vengono da una realtà grande dentro. Questo è possibile. E pensate, se si realizza questo che è il progetto di Dio, il beneficio che ne ha l'umanità. Tutti che vogliono il bene di tutti. Quando a un certo punto, mi pare San Paolo, dice l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori. Quindi l'amore è dono ed è impegno. Cioè, è una cosa che costruiamo, lì sembra che sia dono. Allora, l'amore è dono di Dio. Dono che Dio fa a tutti quelli che tendono la mano. Quello che vi citavo prima, apri la bocca, la voglio riempire. Dio che vuol dare da mangiare a tutti, ma chiede una partecipazione. In che cosa consiste la partecipazione dell'uomo per ricevere da mangiare da Dio? Potete immaginare che fatica aprire la bocca. E d'altra parte, se uno non apre la bocca, come fa a mangiare? Allora, e Dio è lì che cerca di dare a tutti gli uomini l'amore, ma solo quelli che hanno la mano aperta glielo dà. Chi ha la mano chiusa non gli dà, perché non impone niente. Non impone niente. Oppure usiamo un altro esempio. Ognuno porta un recipiente. Ognuno sceglie il recipiente che vuole, passa ai grandi magazzini e prende liberamente, senza pagare, il recipiente che vuole. Un bicchiere, una bottiglietta, una bottiglia, un bottiglione, una damigiana, una vasca. Ognuno prende il recipiente che vuole, si presenta a Dio, il quale gli riempie il recipiente che lui gli presenta. È dono di Dio, ma sono io che limito il dono. Faccio sì che il dono di Dio sia grande
e pensate a delle persone che veramente hanno amato molto. Mi viene in mente chissà come mai Don Bosco, che amava i giovani e ne ha tirati fuori migliaia, e da lui gli sono venuto milioni da situazioni difficili, faticose, problematiche, attraverso l'educazione, la formazione, eccetera. Vuol dire che ha presentato a Dio un recipiente molto grande. Pensate che i ragazzi litigavano, Don Bosco vuole più bene a me. No, diceva l'altro, Don Bosco vuole più bene a me. No, vuole più bene a me. Allora sono partiti i due, andati da Don Bosco e gli hanno detto, Don Bosco, a chi vuole più bene di noi due? Don Bosco gli dice, secondo voi a quale di queste dita io voglio più bene? È chiaro che ci tengo al pollice, ci tengo all'indice, ci tengo a tutte e due. I ragazzi sono stati soddisfatti, erano loro che lo raccontavano poi da grandi questo, perché si sentivano tutti oggetto di amore da parte di Don Bosco e dicevano, come fa a voler bene a te se vuole già bene a me? Non può. E invece poteva e voleva veramente bene a tutti. Carissimi, allora concludiamo qui questo piccolo ciclo di interventi sulla realtà affettiva, sull'amore. L'augurio che vi faccio è quello di tararla ad amare tanto. Siamo vicini a Pasqua, abbiamo visto come la Pasqua offre dei passaggi concreti di crescita nell'amore proprio verso Cristo, ma non si può amare Lui senza amare gli altri, quindi o si cresce verso tutti o niente. E quindi vi auguro in questo senso una buona Pasqua, una molto buona Pasqua. Grazie. Grazie.